Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che sono alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Il re risponderà loro: in verità, io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità, io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Care sorelle e cari fratelli, non è facile dare voce ai sentimenti che dimorano nel nostro cuore nelle giornate di inizio novembre, in cui il ricordo dei defunti diviene ancora più forte e vivo, mentre lentamente le foglie lasciano i rami, ricordandoci la caducità di ogni cosa. Così il primo sentimento è quello della nostalgia, delle esperienze vissute e dei legami troncati. Quanti volti, quanti sogni, parole, gesti, persone che ci raggiungono, suscitando in noi un sentimento inevitabile, struggente tristezza, misto rammarico e persino a rimorso per quello che potevamo dire e fare e non abbiamo fatto. Ma poi un secondo sentimento deve emergere: la gratitudine. Noi siamo quello che i nostri defunti ci hanno dato di essere. Dobbiamo essere loro grati ed intrattenerci con loro più con il cuore e con la mente che con le parole, più nel silenzio e nella preghiera che con lumi e fiori. Lumi e fiori, comunque, ci aiutano a guardare senza paura il mistero della morte, il mistero più grande e il mistero più oscuro. Lumi e fiori non sono solamente omaggio ai nostri defunti, ma anche segni della nostra fede. Lumi per farci guardare oltre il tunnel oscuro della tomba, per far risuonare le parole della fede che parla di vita eterna, di risurrezione dei morti e di comunione dei santi.
Lumi che infondano luce per credere che Cristo ha infranto la barriera dell'invisibile e rotto il muro della separazione tra l'aldiqua e l'aldilà. Per cui in Gesù Cristo, morto e risorto, tutti siamo legati non mitologicamente, ma realmente. Non sappiamo come, ma sappiamo che la morte fa germogliare una vita nuova, come avviene del seme che, caduto in terra, sembra morire, ma in realtà rifiorisce. Lumi e fiori, dunque, che dicono anche al nostro futuro, mentre rendono omaggio ai nostri defunti. Sono il segno della nostra preghiera per loro, con la quale invochiamo dal Dio della vita misericordia, perdono, pace e gioia. Sono segno della loro preghiera e del loro aiuto per noi, perché i nostri defunti ci vedono, ci pensano e il loro amore arriva fino a noi come aiuto per dare valore ai nostri giorni, per accettare le nostre prove e per far fruttificare i talenti ricevuti. Carissimi, viviamo questa comunione con i nostri defunti che dà significato e pienezza alla nostra vita. Ci ricorda questa familiarità, quello che conta e resta. Ci insegna ad amare perché l'amore lascia la morte dietro di sé e facendoci vivere quotidianamente con i defunti ci aiuta a vivere ogni giorno da vivi nel tempo e per l'eternità. Per questo dobbiamo anche ascoltare quello che i nostri defunti dicono a noi, che abbiamo paura della morte. Per il cristiano non deve essere così. La morte non è la fine, ma il fine raggiunto e la pienezza raggiunta. Invochiamo i nostri cari defunti, che sono i santi di casa nostra, coloro che dal cielo ci proteggano e intercedono per noi nel cammino della vita. Thank you.